Prima di enunciare il metodo dei massimi minimi volati, la funzione lagrangiana, parlare della funzione lagrangiana, ricordiamo come funzionano i vincoli. Supponiamo, io visualizzo in R3, però questa cosa la dovete pensare anche in Rn. Se voi in R3 volete ritagliare un pezzo di solido, dovete agire con delle disequazioni. Allora io ho una disequazione di qua, poi che ne so, qua, qua, qua. Taglio in vario modo il mio R3 e avrò il mio solido, no? Dove invece ho l'uguaglianza, sto passando su una faccia del solido, su una superficie, cioè la disequazione non mi fa scendere di dimensione, ma in linea di massima ritaglia un pezzo di dove sto, in qualunque dimensione io sia. Se aggiungo una disequazione ritaglia un pezzo. L'equazione in genere mi fa scendere di dimensione. Ogni equazione mi fa scendere di una dimensione. In genere, perché poi se vi do l'equazione x quadro più y quadro più z quadro uguale a 0, scendete di 3 dimensioni tutti in un colpo, perché... ma quelle sono eccezioni, però in genere funziona. Detto questo, torniamo alla situazione nella quale abbiamo un solo vincolo. Allora, per esempio, siamo in R3, abbiamo un vincolo. Che significa un vincolo? Avere un pezzo di superficie. Oh, io il vincolo l'ho poi ritagliato, cioè, quindi questo qua è un'equazione, vincolo, poi ci saranno 4 disequazioni per tagliare i pezzi del vincolo, ma per, giusto per visualizzarlo meglio, il vincolo può essere anche indefinito. Esempio, un vincolo in R3, x quadro più y quadro più z quadro uguale 1. Questo è un bellissimo vincolo, non ho bisogno di aggiungere nessuna disequazione perché questo qua è una superficie di una sfera di raggio di centro origine di raggio 1, una superficie sferica. Ok? Quindi non c'è problema qua. Però qua per visualizzare meglio ho ritagliato un pezzo. Però mi interessa, qui mi interessa la condizione di stazionalità sul vincolo, cioè non sui pezzi di bordo, ma qua, cioè nei punti dove le altre disequazioni non operano, sono strette. Ok? Allora, quindi noi abbiamo questa situazione qua. Io ho il vincolo che è il più grande di x, diciamo di x, x1, xn, uguale a 0. Questo è il mio vincolo. F grande è una funzione C1. Stiamo su un aperto A e qua stiamo prendendo i punti di A. Ok? Questo è il mio vincolo. Poi ho la mia funzione F che va pure lei da a valori in R, che è quella che voglio massimizzare. Voglio andare a studiare il problema del massimo della f piccola di x sull'insieme delle x tali che f grande di x faccia 0 e poi ovviamente anche il minimo. Allora, una condizione necessaria è che nel, diciamo, se x con 0 è un punto di massimo o di minimo, sia stazionale, cioè che il gradiente di f in x con 0 e il vettore normale al vincolo in x con 0 devono essere paralleli. Perché? Perché se non sono paralleli vuol dire che quando andiamo a parallelizzare lo spazio tangente, qua ci sarà una direzione che non è, nella quale mi posso spostare, che non è ortogonale,
e lungo la quale, muovendomi sul vincolo, la mia funzione da una parte cresce, nella direzione opposta decresce. Ora, io questo non ho fatto una vera e propria dimostrazione rigorosa, ma si può fare una dimostrazione rigorosa di questo, ma soprattutto adesso andiamo a vedere qual è un modo automatico per realizzare questa condizione. Si va a considerare una funzione che si chiama Lagrangiano, Lx, e prendiamo semplicemente la nostra funzione di partenza f di x più un parametro che si chiama moltiplicatore di Lagrange per f grande di x. Quindi L è una funzione che dipende da x e da lambda. Ok? Quindi si prende la funzione di partenza e ci si somma la funzione del vincolo moltiplicata per lambda. Lambda è una nuova variabile ausiliaria, una però. Attenzione che x sono n variabili. Allora, proviamo ad andare a studiare i punti stazionari liberi della Lagrangiana. Però la Lagrangiana, attenzione, non è una funzione di n variabili, è di n più 1 variabili. Perché c'hai gli n, diciamo, le n variabili del nostro spazio più la variabile che dà dal moltiplicatore di Lagrange che mi serve per costruire la Lagrangiana. Allora andiamo a allora, come si trovano i punti stazionari? Allora, si devono fare prima le derivate rispetto a x. Quindi, quando faccio le derivate rispetto a x con 1, x con 2, x con n, cosa otterrò? Otterrò il gradiente di f in x più lambda, il gradiente di f in x, e questo deve essere uguale al vettore numero. Queste sono le prime n derivate. Ovviamente le potete fare una alla volta, però potete farle quando le scrivete tutte uguale a 0, uguale a 0, uguale a 0, significa. L'ultima derivata però è particolare, perché se io derivo rispetto a lambda, questo se ne va, qua mi rimane f grande di x, e qua f grande di x. Andiamo a esaminare cosa dice questo sistema. Questo sistema mi dice, vabbè, l'ultima equazione banale è quella che mi dice che sto sul vincolo. Quindi quella la volevo perché devo stare sul vincolo. E questa equazione cosa mi dice? Il vettore normale è proprio proporzionale al gradiente f grande. Perché? Chi è il vincolo? Non è esattamente un insieme di livello di f grande uguale a 0? Allora, come è fatto il gradiente rispetto agli insiemi di livello? È ortogo, vale in qualunque dimensione. Se voi prendete un insieme di livello, se la funzione è di due variabili è una curva di livello, il gradiente è ortogonale alla curva di livello. Se è in tre variabili è una superficie di livello, il gradiente è ortogonale alla superficie di livello. Il gradiente in quel caso è un vettore di R3. Se è in n variabili è un vettore n con n componenti e la ipersuperficie di livello è n-1 dimensionale, è esattamente ortogonale. Allora, qua sto dicendo la mia condizione, però quale doveva essere per la stazionalità? Che il gradiente fosse parallelo al vettore normale, che è parallelo al vettore gradiente di F. Cioè sostanzialmente che questi due devono essere paralleli. Ma essere paralleli che significa? E questo deve essere multiplo di questo. È esattamente questa condizione. Perché tu lo porti dall'altra parte, gradiente f piccolo uguale a meno lambda gradiente f grande. Quindi i punti stazionari sul vincolo, vincolati, da f grande uguale a 0, ogni vincolo si può sempre scrivere con una funzione uguale a 0, si trovano
cercando i punti stazionari liberi, cioè senza vincolo, della lagrangiana F piccolo più là. Quindi tu c'hai un vincolo. C'è un vincolo. Invece di trovarti i punti stazionari sul vincolo, te ne porti. Prendi la lagrangiana, fai F piccolo più lambda F grande. Ti vai a fare i punti stazionari liberi, quelli che trovi. Ovviamente quando risolvi questo sistema, tu trovi i valori delle x, che sono le coordinate dei punti stazionari vincolati, poi pure trovi pure il valore del moltiplicatore di Lagrange. Il valore del moltiplicatore di Lagrange è in più, non ti serve. Però in realtà in economia, per esempio, si chiama prezzo ombra, un significato ce l'ha pure lui, però è una cosa in più. Ok? Allora, vediamo se funziona. Ok? Vediamo se funziona. Allora, per esempio, facciamo in un caso semplice. Prendiamo come funzione f piccolo di x e di y, due variabili, 2x meno y. E poi prendiamo come c l'insieme delle x e y, tali che x quadro più y quadro sia minore o uguale. Quindi c non è altro che il mio cerchio di raggiungere. Ok? Allora, devo trovare i massimi e i minimi. Voglio trovare il massimo e il minimo di F su C. Ci siamo fino a qui? Ok. Allora, come si fa? Prima si va a vedere il gradiente di F, ma il gradiente di F è 2 meno 1, è costante, non è mai nullo, quindi punti stazionari in delta non ci sta, la funzione è lineare e quindi sicuramente il massimo ce l'ha sulla frontiera. A questo punto si deve andare a prendere il massimo e il minimo sulla frontiera, perché è quella con uguale a 1, quindi è un vincolo. Allora, ci sono due modi, per esempio, un modo è parametrizzare la frontiera. Parametrizzare la frontiera, noi possiamo porre x uguale coseno di t, y uguale seno di t. Allora la mia funzione diventa g di t diventa 2 coseno di t meno seno di t. Allora t è compreso tra 0 e 2 pi greco, per parametrizzare tutta la mia circonferenza. Adesso è diventato un problema di una variabile. Allora io devo fare g' di t uguale meno 2 seno di t meno coseno di t uguale a 0. Oh, osservate che il coseno non può fare 0, perché se il coseno fa 0 anche il seno dovrebbe fare 0, ma cose quadro più cose quadro, le cose quadro più cose quadro fa 1, quindi non è possibile. E diciamo, allora sia t che annulla questo. Se il coseno di t fosse 0, anche se non ti farebbe 0 sarebbe assurdo. Quindi sicuramente il coseno di t è diverso da 0. Quindi per trovare diciamo t, io ho la condizione che tangente di t è uguale a meno 1/2, che significa che i punti di massimo e di minimo stanno più o meno qua. Ok? Se la tangente fa meno 1/2, quanto fa
il cosine quadro di t, cosine quadro di t è 1 più 1 fratto 1 più tangente quadro, quindi 1 più tangente quadro fa 5 quarti, il reciproco fa 4 quinti, quindi qua mi viene coseno di t uguale 2 su radical 5 meno 1 su radical 5, questo è un punto, e l'altro punto perché una volta che ho trovato la x poi trovo anche la y, no? Devo stare in questo quadrante qua, e l'altro punto, questo è il punto di massimo perché era 2x meno y, e q viene meno 2 su radical 5 1 su radical 5, f di t fa radical 5 f, questo è il valore di massimo. Non è un esercizio per quanto la parametrizzazione sì, però non è bellissimo. Non è bellissimo perché dovete fare allora la cotangente di meno un mezzo non la calcolate precisa, però siccome poi in realtà non vi serve l'arcotangente, mi serve il coseno dell'arcotangente, il seno dell'arcotangente, allora possono calcolare, ci vuole un minimo di... Andiamo a vedere se con i massimi, se con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange la cosa funziona. Andiamo a prendere il moltiplicatore di Lagrange. Allora, la mia funzione chi è? Era 2x meno y più lambda per x quadro più y quadro meno 1. Questa è la mia funzione. Perché attenzione, il vincolo dovete mettere uguale a 0, quindi non è x quadro più y quadro, ma è x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0. Però la funzione lagrangiana è l di x lambda. Adesso noi dobbiamo derivare quando derivo 2x più 2 lambda x uguale a 0, poi c'ho meno y più 2 lambda x uguale a 0, e poi c'ho x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0. Allora cosa fate qui? Se moltiplicate la prima per y e la seconda per x, trovate che 2xy, allora, scusate, 2, sì, 2xy vediamo un po', no, allora qua o x uguale a 0, la prima mi dice che o x uguale a 0 oppure lambda uguale meno un mezzo, vediamo che cosa ho sbagliato qua. Allora 2x meno y più lambda x quadro più y quadro meno 1 derivo rispetto a x, ah scusate, qua era 2 e qua è meno 1, scusate mi sono distratto, derivo rispetto a x, ovviamente la x non c'è, 2, a un certo punto sì, l'errore deve per forza produrre delle conseguenze, no? 2 più 2 lambda x fa 0, meno 1 più 2 lambda y fa 0. Ok, quindi abbiamo questo sistema.
Allora, io posso dire che sicuramente sia lambda che x sono diversi da zero, no? Perché il prodotto deve fare meno 1. Ok? Quindi cosa scopro? Scopro che x uguale a meno 1 su lambda e y è uguale a 1 su 2 lambda, o se preferite 2y è uguale a 1 su lambda. Quindi se preferite 4y quadro più x quadro 4y quadro meno x quadro deve fare 0. Ok? Adesso, una volta trovata questa, io faccio la somma di questa e questa e trovo 5y quadro meno 1 uguale a 0. Quindi trovo y quadro uguale un quinto e quindi trovo y uguale più o meno 1 su radical 5. Però questo qua 2y è uguale a meno x, quindi se preferite x uguale a meno 2y, quindi x vi viene meno più 2 su radical 5. Questa qua me l'avevo fatta per comodità, la vera equazione è questa qua. Questa qua viene dal quadrato di questa. Quella di sotto viene al quadrato perché così comodità l'avevo sommata all'altra per determinarla x quadro. Potevo anche evitare questo passaggio perché nel momento che so che x uguale a meno 2y sostituisco qua e viene 5y quadro meno 1 uguale a 0. Ok? Quindi allora, come vedete, quando y è più, x è meno, quando y è meno, x è più. Quindi se andate a vedere sono esattamente gli stessi punti di vista, che sono gli unici due punti stazionari. Altri punti da considerare non ce ne stanno, perché? Perché io ho un solo vincolo, all'interno non ci sono punti stazionari, sulla frontiera ci sono solo due punti stazionari, non ci sono intersezione di vincolo, perché c'è quel vincolo che scrive tutta la frontiera, e quindi massimo e minimo devono uscire da là. Vi valutate la funzione, in un punto viene radical 5, all'altro punto viene meno radical 5, dove viene radical 5 è il massimo, dove viene meno radical 5 è l'inimo. Ci siamo fino a qui? Ok, allora vediamo un po' se questo metodo è conveniente o no, e soprattutto come si deve andare a descrivere il metodo se i vincoli. Allora, quanti vincoli possiamo avere? Abbiamo visto che la frontiera si spacchetta in tutta una serie di pezzetti dove c'è la parte interna dove non operano vincoli, cioè un pezzo di frontiera dove opera un vincolo, poi ci sono altri pezzi di frontiera, le giunture tra le facce, per esempio in solito, dove operano due vincoli. E là come funziona? Perché noi abbiamo visto come opera il metodo dei massimi e minimi vincolati, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, abbiamo visto come opera su un vincolo. E se i vincoli sono due? È facile. Se i vincoli sono due, allora immaginiamo che io abbia una superficie di un cilindro. Quando vado a prendere la attaccatura, la giuntura tra la superficie laterale e la base superiore del cilindro,
qui ho due vincoli. Vabbè, qua per esempio avrò x quadro più y quadro uguale a 1 e qua avrò 0 uguale a 1. Sono due vincoli. In generale i due vincoli saranno f grande 1 di x uguale a 0 e f grande 2 di x uguale a 0. La funzione da massimizzare si chiama sempre f min, che è definita, mettiamo, per semplicità su tutte le tre, o su tutto il Rn in generale, o su un aperto che contiene quella zona. Allora, come si fa? Allora, andiamo a vedere. Qua il gradiente della funzione deve essere ortogonale al versore tangente. Questa è una circonferenza. La circonferenza c'è un versore tangente. Allora, il versore tangente è questo. Il gradiente deve essere ortogonale, ma ortogonale a un versore in R3 c'è un bianco, quindi vuol dire che il gradiente non è detto che debba essere un vettore preciso, ma basta che stia in questo piano, basta che sia ortogonale alla direzione che io, quando mi sposto lungo la circonferenza, posso andare solo nella direzione tangente. Ma come si fa? Si fa così, si prende la lagrangiana, invece che con una variabile ausiliaria, con due variabili ausiliarie. E questa è la mia lagrangiana, L di x, lambda e mu. Quando vado a scrivere il mio sistema come prima diventa gradiente di f più lambda gradiente di f1 in x più mu gradiente di f2 in x uguale al vettore 1, poi mi viene f1 uguale a 0, poi mi viene f2 uguale a 0. Questo quando arriva rispetto a là, questo quando arriva rispetto a là. Allora, che succede? Le ultime due sono ovvie perché sono le equazioni dei vincoli. E questa che cos'è? Questa qua mi dice che il gradiente della mia funzione f piccolo è una combinazione lineare di, portando dall'altra parte, cambiando di segno, ma comunque rimane una combinazione lineare del gradiente di f grande 1 e del gradiente di f grande 2. Il gradiente di f grande 1 com'era? Era ortogonale alla superficie, il gradiente di f grande 2 era ortogonale alla base. Comunque stanno tutti e due in questo piano. Siccome sono indipendenti, perché l'attaccatura, diciamo, non, quando si andava a intersecare si scendeva di dimensione, quella è la condizione che fa sì che siano indipendenti, questa condizione qua cosa mi dice? Mi dice esattamente che il gradiente della mia f-piccolo sta esattamente nel piano dove deve stare. Ok? Quindi quando noi abbiamo più vincoli, avere più vincoli inficia il metodo di moltiplicatori di Lagrange? No, semplicemente devi prendere un moltiplicatore per ogni vincolo. Invece di prendere come lagrangiana f piccolo più lambda f grande, se tu hai contemporaneamente f grande 1 uguale a 0 e a sistema f grande 2 uguale a 0, questi stanno a sistema, perché deve essere tutti e due i vincoli. Se vuoi massimizzare o minimizzare o trovare i punti stazionari su, in realtà trovare i punti stazionari su quelli insieme là, la condizione di stazionalità ti viene data da la condizione di stazionalità libera per la funzione lagrangiana f piccolo più lambda f grande 1 più mu f grande 2. Ma non si può sbagliare, perché ti serve un moltiplicatore di Lagrange per ogni piccolo. Per quale motivo? Perché così quando devi rispetto al moltiplicatore di Lagrange ti vengono almeno le equazioni dei vincoli messe a sistema, quelli devono venire per forza, perché sennò non ci stai finito. Automaticamente, se fai così, l'altra condizione quando derivi rispetto a x, diciamo rispetto a tutte le x, quindi ti viene il gradiente di f piccolo, che è una combinazione lineare del gradiente di f grande 1 e del gradiente di f grande 2, quella condizione automaticamente ti dà la stazionalità sull'insieme vincolato. Ok? Questo, una dimostrazione rigorosa, non la facciamo, però sì.
E se i vincoli sono 7, 7 moltiplicato 6 grandi. Oh, attenzione però, cerchiamo un po' di capire. Cerchiamo di capire. Andiamo a vedere prima. Quando abbiamo risolto questo esercizio nel caso precedente, noi senza moltiplicatori di Lagrange, quando dovevamo cercare i massimi e i minimi sulla frontiera, non abbiamo fatto altro che parametrizzare la frontiera. Quindi qual è il problema? Che devi conoscere la parametrizzazione. Ok? Se non sai la parametrizzazione, per esempio, se io ti do un'equazione parecchio complicata, magari non riesci a scrivere la parametrizzazione. Quindi quello è il vero problema. Se invece le equazioni sono note, sono facilmente parametrizzabili, per esempio una conica, allora sai come si parametrizza. Chiaro? E va bene. Una volta parametrizzato, il mio problema di massimizzazione sulla frontiera è diventato un problema di una funzione di una variabile. Un poco complicatuccio, ma insomma, no, non complicatuccio, insomma, un po' elaborato, ma va bene. Se lo faccio con i moltiplicatori di Lagrange, invece di essere un'equazione uguale a 0, era un sistema 3x3. Diciamo in realtà, sì, un sistema 3x3 perché le variabili erano x, y e lambda. Poi era un sistema molto facile, quindi ci veniva quasi più facile l'equazione. Bene, però vediamo un po', passiamo adesso in R3. In R3, se io voglio, per esempio, ho un cilindro, voglio massimizzare sulla superficie laterale del cilindro, quanti vincoli ho? 1. Se voglio parametrizzare, vale il discorso che parametrizzo, sostituisco la parametrizzazione e faccio la massimizzazione libera al variare dei parametri U e V. Sì, posso anche operare senza moltiplicatore di Lagrange. Qual è il problema? Il problema è che la parametrizzazione deve essere la parametrizzazione di una superficie, quindi deve avere due parametri. Se io per esempio voglio parametrizzare la superficie laterale del cilindro x quadro più y quadro uguale a 1, devo mettere x uguale coseno di teta, y uguale seno di teta, z uguale 0, perché sulla superficie laterale ho comunque i punti x, y, z. Allora, siccome x quadro più y quadro fa 1, devo fare coseno di teta, seno di teta, 0. Teta varierà tra 0 e 2π, e z varierà da dove deve variare. Chiaro? Quindi quello è un modo. Quindi, che cosa ho guadagnato? Se conosco la parametrizzazione, scendo da 3 variabili a 2 variabili. Viceversa, con i moltiplicatori di Lagrange non mi devo preoccupare della parametrizzazione, non ho scritto alcuna parametrizzazione, o semplicemente faccio le mie derivate, metto il sistema uguale a 0, soltanto che le derivate, scusate, le variabili in questo caso quante sono? 4, perché 3 sono le variabili di partenza perché sto in R3, più 1 è il moltiplicatore della Lagrange dovuto a 1. Ok? È meglio un sistema 4x4 oppure ridursi a una, diciamo, a un problema bidimensionale conoscendo una parametrizzazione di una superficie? Dipende. Dipende se la parametrizzazione la sai o no. Perché se la sai, forse è meglio parametrizzare. Ma se hai difficoltà con la parametrizzazione, vabbè, ti fai il sistema 4x4, molto spesso sono sistemi piuttosto semplici, e quindi te la cavi bene. Vediamo invece se io voglio massimizzare o minimizzare sulla circonferenza, cioè soltanto sulla giuntura tra due vincoli, cioè voglio un insieme che è dato da due vincoli in R3. Un insieme che è dato da due vincoli, per esempio una circonferenza in R3, è un insieme che dimensioni ha? Una. Quindi, per esempio, se io prendo x quadro più y quadro uguale a 1 a sistema con z uguale a 1, se devo fare la parametrizzazione, chi è? X uguale coseno di t, y uguale seno di t, z uguale 1, per t che varia tra 0 e 2π. Allora, a quel punto, una volta fatta la parametrizzazione, se si sa fare la parametrizzazione, il problema da tridimensionale diventa
unidimensionale. Quindi qua il vantaggio è enorme. Certo, se non conosco la parametrizzazione mi devo arrendere, ma prima di arrendermi vedi se riesci a tirare fuori la parametrizzazione, perché nel momento in quel caso delle variabili scendono immediatamente da 3 a 1. Se lo vuoi fare con Lagrange, lo puoi fare con Lagrange, ma quante, il sistema quante variabili ha? Siccome i vincoli sono 2, i moltiplicatori di Lagrange sono 2, le variabili di partenza erano 3, 3 più 2 fa 5, quindi c'è un sistema 5x5. È meglio fare una massimizzazione di una funzione unidimensionale derivata uguale a 0 o fare un sistema 5x5 a casa mia? È meglio la prima ipotesi, diciamo la prima variante. Chiaro, se la parametrizzazione non ce l'hai, ti devi arrendere, fai un moltiplicatore di Lagrange e basta. Ma prima di arrenderti, devi stare con le spalle al muro. Perché certo, funziona teoricamente e anche praticamente, però mettere a fare un sistema 5x5 non è il massimo della vita. Poi naturalmente, se dalla funzione, da come è fatta la funzione, da come sono fatti i vincoli, intuite che il sistema è particolarmente sia particolarmente semplice, allora procedete lo stesso, per carità. Però prima di andare, abbiamo visto, allora per esempio, se io prendo, vi ricordate il cubo di prima? Se io prendo sempre quel cubo là, meno 1, 1 per meno 1, 1 per meno 1, 1, se prendo la funzione 7x più 6y più 3z sul cubo meno 1, 1 per meno 1, 1 per meno 1, 1, quanto vale il massimo? 7x più 6y più 3z. Quanto vale il massimo? 16. 16. E dove sta? 1, 1. Nel punto 1, 1, 1. Il minimo meno 16 nel punto meno 1, meno 1, meno 1, perché là la funzione è lineare. Allora per esempio c'è coloro che faranno ricerca operativa in ingegneria informatica alla specialista, alla magistrale, faranno un intero corso sulla massimizzazione delle funzioni lineari sui poliedri, sui simplessi. Allora una funzione lineare su poliedro ha per forza il massimo su uno dei vertici. Quindi a quel punto una funzione lineare su un cubo è inutile che mi vada a fare tutti i punti interi, anche i punti interi delle facce, sta per forza su uno dei vertici. Può capitare che se il massimo sta su due vertici, allora sta su tutto il segmento, su tutto lo spigolo che li congiunge e così via. Però chiaro, se pensiamo a prendere la funzione z su quel cubo di prima, la funzione z il massimo ce l'ha su tutta la faccia superiore, z uguale a 1, perché? Perché ce l'ha sui quattro vertici, quindi su tutto. E questo è un fatto che si sa, ma c'è addirittura un intero corso dedicato nell'esame di ricerca operativa. Metà dell'esame di ricerca operativa, se non più della metà, è dedicato al metodo del simplesso, come si trova il massimo di una funzione lineare su un insieme che è dato da dei vincoli, da delle disequazioni lineari. Ok? Perché? Perché se i vincoli, se la funzione è di 27 variabili oppure di 200 variabili, e se i vincoli sono 3000, vincoli a disequazioni, sono 3000, nonostante sappiamo già che sia su uno dei vertici, quale dei vertici? Perché in quel caso i vertici sono una quantità sterminata, e quindi anche lì ci sono dei metodi per... Però sicuramente non si mettono a farlo come il moltiplicatore di Lagrange, chiaro? Perché non avrebbe alcun senso. Quindi i moltiplicatori di Lagrange sono un bellissimo oggetto da un punto di vista teorico, perché mi riconducono il problema di una massimizzazione o minimizzazione vincolata a un problema di dei punti stazionari vincolati, per meglio dire, al problema di trovare dei punti stazionari liberi di una funzione che ha delle variabili. Quindi basta che aumenti, prendo la Lagrangiana, prendo queste variabili e mi provo i punti stazionari della Lagrangiana, e quelli, almeno le coordinate x di quelli, sono i punti stazionari della funzione di partenza vincolata.
quindi non devo fare niente, devo fare solo questo tipo di operazioni, teoricamente. Poi praticamente questo però comporta una tutta una certa difficoltà di calcolo che, se possibile, è meglio evitare in certi casi, non sempre, ma qualche volta. Però è come fosse un altro occhio, vi dà un'altra prospettiva sulla questione, quindi certe volte conviene pure praticamente, uno lo fa, certe volte conviene solo teoricamente, può convenire comunque impostarlo per capire se si riesce a capire qualcosa di più della funzione, ma magari conviene fare il conto in un altro, completamente in un altro. Va bene? Adesso facciamo 10 minuti di pausa e poi l'ultima volta ci facciamo un po' di esercizi.